con la penna del cronista Aldo Maria Valli ne ricostruisce, in Storia di un uomo, un ritratto vitale e reale, in grado di coinvolgere e interessare il lettore quali che siano le sue convinzioni profonde. È un cattolico, è un cristiano, ma dal mio punto di vista, che sono non credente, è molto più di questo. Cioè è un uomo che, c'è una frase sua che adesso non so se mi ricordo citarla a memoria, ma dice: non vi, il, la predicazione, l'insegnamento evangelico non dice di punire il male, ma di trasformare i cuori. Ecco, questo per un laico che significa? Significa molto. Il laico pensa le stesse cose sulla giustizia. Questa è una visione della giustizia che è, non è vendetta, è educazione di quello che di buono c'è anche nell'anima del criminale, di quello che ha commesso un atto criminoso. Quindi è andare alla scoperta dell'altro anche quando l'altro ha commesso delitto, che va punito ovviamente per salvaguardia della società, ma va compreso nel senso di educarlo. Questa è la base del pensiero di Martini. Anche un uomo che non credeva in Dio, come Scalfari ha definito se stesso, ha ritenuto preziosa la frequentazione con un biblista forgiato alla scuola della parola. L'ho visto varie volte, in varie occasioni. E una volta gli chiesi qual era, secondo lui, il peccato principale. E lui mi disse: il peccato principale, l'unico peccato, è l'ingiustizia. Perché tutti gli altri peccati, a pensarci bene, derivano dall'ingiustizia, e questo è il peccato del mondo, non del singolo, del mondo. Il mondo è ingiusto. Poi se uno gli domanda, ma il mondo ha un creatore, che ha creato quindi un mondo ingiusto, allora lì comincia un discorso molto lungo, che certo non possiamo far qui, su che cos'è il bene, che cos'è il male, e via dicendo.